Umbria Radio presenta The Intelligent Investor. Consulente finanziario Michele Sportoletti. Conduce in studio Paolo Tardio. Benvenuti sulle frequenze di Umbria Radio in streaming sui nostri canali social per una nuova puntata di The Intelligent Investor. Per chi ci sta guardando ovviamente sui social vede già qual è la novità primissima di quest'oggi. Prima ancora di andarla a presentare, ovviamente noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend da Paolo Tardio, Michele Sportoletti e soprattutto finalmente lo abbiamo ai nostri studi, il professor Alessandro Bianchin. Grazie a tutti, buonasera a tutti. E questa è veramente una grandissima sorpresa, sì. Che l'avevamo corteggiato lo scorso anno, quindi un contatto telefonico, una primissima puntata con un collegamento Skype, ma non poteva andare avanti ed Intelligent Investor. Michele me l'ha detto: se il professor Alessandro Bianchin non viene a Perugia negli studi di Umbria Radio, io smetto con la trasmissione. Blocchiamo tutto. Ha detto: no, ti prego, proveremo a convincerlo. Oggi ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo qui. E questo, Michele, è veramente un grandissimo regalo, è veramente un grande dono. Un grande dono. Dico dono perché non si dice dici donna, dici danno, invece io dico dono e dico tema centrale di quest'oggi, della puntata di The Intelligent Investor, che per chi ovviamente ci sta ascoltando e per chi ci sta guardando in streaming è interamente dedicata a questa parola, una parola che dice che cosa c'entra con il percorso di The Intelligent Investor, cosa può legare un investitore intelligente alla parola dono. Dono implica cosa? Implica un dare qualcosa senza ricevere. Un investitore intelligente dà qualcosa senza ricevere? La logica dell'uomo, del guadagno, direbbe di sì o di no? E quindi lo chiedo ai meravigliosi ospiti che oggi ho qui. Introduco io intanto, no, per poi lasciare la parola ad Alessandro, perché abbiamo affrontato una delle puntate che ti piacciono di più su una persona che ha, ti ricordi l'americano? Giannini. Italiani, l'italiano. Italianissimo, ma americano Giannini. Che ha fatto del suo lavoro un meraviglioso dono per tutti quelli che ha incontrato, perché è andato oltre dall'essere banchiere, perché andava a stringere la mano direttamente alle persone, le guardava negli occhi e poi faceva bene il suo lavoro. Però questo semplice fatto di andare incontro alle persone veniva preso dalle persone come un regalo, come un dono. E quindi il professor Bianchin mi ha fatto una proposta e mi è sembrata che ci potesse entrare molto bene in questa trasmissione, e poi lui adesso ci spiegherà di cosa si tratta. Sì. Allora, siccome la mia curiosità, ma anche quella di chi ci ascolta e di chi ci vede, è a livelli sublimi, allora professore, andiamo a capire come possiamo declinare questa parola tanto bella, perché quando poi parliamo di dono è sempre bello, c'è sempre un qualcosa che ci accende un po' quella fiammella nel cuore. Come la possiamo descrivere questa parola nel linguaggio dell'investitore intelligente? Beh, innanzitutto vi ringrazio dell'invito che ho potuto cogliere, insomma, e poi realizzare. Allora, andiamo a affrontare un tema che in qualche modo è un po' negli ultimi anni è stato in qualche modo emarginato. Andiamo ad affrontare il tema dell'economia del dono, che negli ultimi anni appunto è stato un po' accantonato e raffrontato rispetto all'economia che siamo abituati a pensare capitalistica. Nell'economia capitalistica si fonda sullo scambio di servizi, di beni, tali per cui c'è quindi un dare un avere, quindi un servizio, un regalo, che viene contraccambiato rispetto a una certa prestazione sotto forma sostanzialmente di denaro. Nell'economia del dono invece abbiamo il dono, che è, potremmo dire in qualche modo, a senso unico, nel senso che non c'è un ritorno predefinito, però si tratta praticamente, nell'economia capitalistica c'è quello che viene definito la donazione, che non è altro che un regalo, ha ad oggetto un bene che viene dato ad un'altra parte. Questo assolutamente crea nelle condizioni che riceve una sottoforma di dover dare una qualche compensazione, cioè nel senso ho ricevuto un regalo e vado in qualche modo a toccare un po' la dignità. Nell'economia del dono invece il dono non è altro che la fonte di una componente relazionale. Faccio un piccolo esempio per tentare di... Gli esempi ci piacciono sempre, esatto. Quindi sono quelli poi che si colgono. Di far capire meglio. Allora, ripeto, nell'economia capitalistica abbiamo la donazione, che è quella che sotto forma è un regalo.
andiamo a mettere un po' in difficoltà chi lo riceve, perché in qualche modo si mette nelle condizioni di dover in qualche modo contraccambiare. Ho ricevuto, sono contento, ma in qualche modo vado a contraccambiare. L'esempio di donazione per eccellenza l'abbiamo per esempio i filantropi. Mm-hmm. Sono ricchi e quindi sono nelle condizioni di dare un oggetto. Il povero non è nelle condizioni di donare. Perché? Perché ha le tasche vuote. Però può fare un dono, può dare un dono. Un dono di che cosa si tratta? Può essere un semplice sorriso, può essere un semplice parola di conforto. Quindi è un qualcosa che do senza avere il pensiero di un ritorno. Faccio un esempio un po' più concreto. Quando nasce l'economia del dono, nasce con l'era di Francescani. Uh-huh. San Francesco. San Francesco può essere noto... Siamo in terra. Si sente. L'esempio io sento l'odore qua, signori. Io sento l'odore qua della terra francescana. E quindi mi sento anche... Allora, dove praticamente, voi lo sapete meglio di me, nasce come un grande imprenditore, un grande mercante che donava cibo ai poveri per il tramite del proprio servo. A un certo punto lui non faceva doni, donava, faceva donazioni, quindi regalava e andava in qualche modo con l'ausilio del proprio servo. Nel momento in cui si è convertito, mm-hmm. ha cambiato, lui ha... attuato l'economia del dono, tale per cui andava a portare il cibo ai lebbrosi e mangiava con i lebbrosi. Con loro. E stava con loro, sostanzialmente. Questa è in qualche modo l'economia del dono, tale per cui in qualche modo abbiamo una sorta di non scambio, tale per cui non c'è un vincolo di reciprocità. Tu, Paolo, quando sei stato curato dai tuoi genitori, hai pagato? Penso di no. D'accordo, è dovuto quel rapporto. Ecco il in qualche qualcosa modo, di tipo relazionale. Certamente, l'economia del dono ha alla base le relazioni. E se vogliamo un po' pensare ad attualizzare ad oggi, l'economia del dono è stata proprio letteralmente accantonata, e questo può essere l'origine di quelli che sono i comportamenti sociali che avvengono oggi come oggi, dove praticamente c'è uno spaccamento delle relazioni e tutto su base di un rapporto di scambio, di equivalente, anche in famiglia, in tante, non tutte famiglie, i rapporti che ci sono anche quotidiani ci poggiano su uno scambio, quello che una volta viene chiamato il baratto, tal per cui ti do una cosa ma in cambio me ne dai un'altra. Nell'economia del dono invece non c'è questo principio della compensazione, del ritorno, del compenso, ma si tratta sostanzialmente di un compenso che può avvenire per il tramite anche di una gratitudine. Io ti faccio un qualcosa, però il mio ritorno è sotto forma appunto di una gratitudine. Questo un po'. Questa cosa che tu dici, scusa che ti rubo la parola, Paolo. Prego. Questa cosa che tu dici è molto sottile, perché tra il dono e il regalo io di solito faccio molta confusione. A proposito di sottigliezza, io volevo soltanto dire quanto sia importante la terminologia, perché uno dovesse sentire donazione e dono, potrebbe pensare che è la stessa cosa, o magari invece. A proposito di sottigliezza, da una parte con la donazione abbiamo una tipologia di rapporto in termini economici, con il dono invece lo spostiamo su un altro ambito. Ecco quanto poi è importante l'informazione, sapere le cose e anche entrare, no, nel confine che divide. E poi magari torno da te, Michele, quello che dicevi, no? Dono, regalo. Sì, perché è talmente sottile che uno ha l'impressione che quando ti dà una cosa, quella è, e tu devi essere molto soddisfatto di quello che ti do. In realtà è perché si parla di questa cosa anche in questa trasmissione, che si parla di finanza, di numeri, perché intanto non l'abbiamo mai presa soltanto dalla parte dei numeri, perché sarebbe una finanza presa a se stessa. Sarebbe riduttivo anche, direi. È molto riduttivo, anche perché quando noi, io che faccio questo lavoro, mi trovo di fronte ai miei clienti, non si parla soltanto di rendimento, perché si va a finire sul desiderio di avere una casa, sul bisogno di avere un capitale per la pensione, sul bisogno di avere un accumulo per i figli. Mi hanno sempre detto che questa trasmissione, per come è nata, ha sempre puntato a parlare di vita. Sì. E quindi se i numeri, la finanza e anche tutto questo fa parte della vita, lo ha fatto semplicemente con questo obiettivo. E questa cosa è molto importante, perché dipende sempre come uno fa le cose, perché se ci fosse soltanto
la prestazione dietro un corrispettivo farebbero tutti lo stesso lavoro nello stesso identico modo. In realtà non è esattamente così, perché se uno parte ad esempio da qualsiasi tipo di professione, mettiamo quella un pochettino più delicata, il medico, quante volte ci troviamo di fronte a medici che parlano di noi come delle parti anatomiche da curare e non come una persona che ha un problema da curare? È tutta un'altra cosa. Quindi io conosco dei medici che fanno l'operazione, se ne vanno e non si vedono più, e conosco invece degli altri medici che tornano a visitare il paziente. Quel tempo che loro donano è un tempo che non viene richiesto all'interno delle prestazioni, però c'è. Che rende qualitativamente probabilmente il rapporto e anche il lavoro diverso. Esatto. C'è una statistica che viene fatta in questi giorni, non so se ti ricordi, ne abbiamo parlato proprio all'inizio della stagione, dicendo che c'è un progetto molto ampio in Italia per insegnare l'educazione alle persone, l'educazione finanziaria. Ora, è uscito un articolo due settimane fa, che io ho inserito nel blog e nella pagina Facebook. Ricordiamo intelligentinvestor.it, ma anche la pagina Facebook che è più aggiornata negli articoli quotidiani, e dice proprio il Corriere della Sera mette proprio in prima pagina un titolone: bocciati in finanza. Allora io mi chiedo, ma da che parte siamo promossi? Perché il medico è bocciato in finanza, ma io sono bocciato nel lavoro del medico. Un bravissimo cuoco è promosso nella sua professione, però è bocciato magari dalla parte dell'idraulico, per fare esempi, non è performante nel suo settore. Quindi che cos'è che fa di più la differenza? Ce la fa una prestazione o c'è sempre dentro una persona? Secondo me, che faccio un tipo di lavoro molto delicato, dove quello che tocco impatta proprio nella vita quotidiana delle persone, se tu ci metti la testa ma non ci metti il cuore, manca sempre qualcosa. Beh, è come dire, se dovessi, proprio perché parliamo di economia, dovessi scegliere tra due consulenti, magari faccio tra Michele e Alessandro, che ho qui accanto a me, avete magari medesime competenze, vado a scegliere chi mi trasmette qualcosa di più, ecco, chi ci mette il cuore, chi mi dà magari più fiducia. Per tornare a questa logica del dono, alla teoria del dono, oggi viviamo un tempo storico negli ultimi anni che è un po' particolare. Abbiamo parlato di un qualcosa che è nata in queste terre, che è nata con i francescani, che parte a trova origine in San Francesco, ma San Francesco appartiene a anni e anni fa, secoli fa. Invece oggi il 2018, il 2017, il futuro, che cosa ci dice rispetto a questa logica del dono, rispetto a questa economia del dono? In che mondo stiamo vivendo e come ci approcciamo a questa logica? Beh, una domanda molto delicata, nel senso che troviamo episodi di economia del dono che ancora oggi sono validi, per esempio nelle società cooperative, quelle genuine, sane, dove il principio che le è sotteso a quell'attività è la mutualità, la reciprocità. Quella è la condizione particolare tale per cui l'economia del dono ancora oggi sostanzialmente è ancora valida, oppure la troviamo praticamente all'interno del perimetro familiare, dove appunto ci sono questi rapporti reciproci di, tra virgolette, fondamentale gratuità, nel senso che non c'è uno scambio di servizi, non è che faccio un servizio in cambio di un qualcos'altro, ma quella è la forma, diciamo così, primitiva. Tutto il resto, che è l'economia capitalistica, invece si poggia sul fatto di dover in qualche modo avere uno scambio equivalente. Ecco che un'altra proprietà, che se vogliamo chiamarla così, dell'economia del dono, è che non è che non ci sia un'aspettativa di ritorno nell'economia del dono. Quindi è bidirezionale, c'è un senso di reciprocità, però in qualche modo non è equivalente. Faccio un piccolo esempio. Nel momento in cui io dovessi darti questa maglietta, io vorrò in qualche modo un equivalente in denaro. Quindi te la do se tu mi dai un equivalente in denaro. Questo è quello su cui poggia l'economia capitalistica, quindi uno scambio di beni con un equivalente tradotto in moneta. Nell'economia del dono c'è un senso di reciprocità, tale per cui io do, ma in realtà senza togliere niente.
e quindi prendo, però non è che ho fatto perdere l'altra persona di qualcosa. Faccio l'esempio tipico che si fa tra genitori e figli. Molte volte i genitori donano al figlio e c'è ogni tanto quella doppia scuola di pensiero, per cui beh, ti sei privato di una cosa, tu gliel'hai dato tuo figlio, adesso non è più tua. No, però nell'economia del dono il figlio è un po' la continuazione del genitore, tale per cui figlio è mia stessa, non l'ho persa. Quindi ecco cosa vuol dire in qualche modo l'economia del dono: è un dare senza, in qualche modo, senza togliere, senza togliere. E poi l'altro fatto della reciprocità è che non è equivalente, necessariamente equivalente, nell'economia del dono, nel senso che non è che io non abbia un'aspettativa di ritorno in termini di obbligazione, tu devi farmi qualcosa, ma mi aspetto, magari ho un'aspettativa che un domani, quando io avrò bisogno, tu mi ritorni un qualcosa, ma proporzionalmente, non equivalente, rispetto alle tue possibilità. Cioè, non è equivalente, nel senso, secondo le tue possibilità, tu mi ritornerai in qualcosa. Certo, se tu mi dai 100 perché potevi darmi 100, non hai detto che io debba darti 100 certamente, perché non ci posso arrivare, posso darti il mio 10 che è... Esattamente. Che è quello che posso. Esattamente, che è quello che posso. Questa è un po' la base dell'economia del dono. Su questo però, ecco, io poi sono uno che sulle cose mi ci piace tornare. La gente, come si pone? Cioè, è un atteggiamento che viene in maniera naturale perché fa parte delle dinamiche familiari, però spostato più sul concreto non ci viene più facile pensare: voglio questo maglione, ti do 50 euro perché è equivalente. Cioè, oggi vige più l'equivalenza. Molto di più, e tra l'altro, proprio per riagganciarmi a questo esempio del dottor Bianchin, se tu ad esempio riprendi l'idea di famiglia, leggevo che uno dei più grandi problemi nei quali la famiglia implode è: se non c'è questo senso di reciprocità, la famiglia soffre, perché se io al mio bambino gli dico mettimi a posto casa e ti do 10 euro, lui imparerà che ogni volta che io gli do 10 euro, no scusa, che ogni volta che io gli chiedo una cosa gli devo dare in cambio dei soldi. E questa cosa è un dot des che in qualche modo impoverisce il rapporto. Quando io mi trovo di fronte ad un cliente è la stessa cosa, cioè mi dicono ti do dei soldi, ridammi indietro quello che mi aspetto. Però poi nel rapporto di tutti i giorni non c'è soltanto questo, c'è: ti chiamo alle 8 perché ho un problema, ti chiamo di domenica perché ho un problema, crollano i mercati, ho paura, stiamo un po' insieme. Cioè, ti chiamo 10 volte al giorno, ti mando 30 mail. Che è una cosa normale, che a me piace anche perché si instaura proprio un bel rapporto. Però se tu misuri e paragoni soltanto l'equivalenza tra il valore e quello che tu ricevi, non ci metti in mezzo tutto un mondo di vita, di esperienze che invece arricchiscono la cosa. Come dire, tra il rosso e il giallo ci sono tutte quelle sfumature che passano dal rosso più chiaro fino all'arancione per arrivare poi al giallo. Esatto. Quindi ci sono tante sfumature di colore che non si vedono, esatto, che invece sono tutte instaurate in queste dinamiche che sono poi le dinamiche di ogni giorno, che ci vedono coinvolte, che ci vedono coinvolti nelle cose che facciamo, che magari tante volte non pensiamo, e invece applichiamo la logica dell'equivalenza, salvo poi applicare senza rendercene conto anche la logica del dono. Guarda, io sono andato a cena una volta a Milano in un ristorante, e che così facciamo anche pubblicità, e si tratta del team di Nico Romito. Sono i giovani ragazzi che stanno praticamente imparando una professione da un cuoco pluristellato che in pochissimo tempo, in 7 anni, è diventato un'icona della cucina. Io non lo conoscevo, mi è stato presentato da un mio amico che sapeva che andavo a Milano e mi ha detto: se vai passa lì. Allora io ci sono andato per curiosità. E che è successo? Mi hanno servito con i guanti di velluto, mi hanno chiesto un prezzo un po' più alto rispetto al solito e me la potevo cavare semplicemente con meno. Però tutti i dettagli, l'attenzione che hanno messo in campo questi ragazzi, che poi erano un nucleo, perché c'è chi si occupava del primo, chi si occupava di presentarti il vino, è tutta una serie di attenzioni che dal mio punto di vista sono dei doni, perché uno potrebbe
semplicemente limitarsi a prendersi l'ordine e portarti un buon piatto e andarsene. E comunque il suo l'avrebbe fatto. E comunque il suo l'avrebbe fatto, oppure arricchisce una relazione che di solito tu non ti aspetti, con tanti dettagli che fanno differenza. Io ancora me lo ricordo. E allora, se lo ricorda ovviamente il nostro Michele, ma è quello che un po' stiamo provando a raccontarvi, che vi abbiamo provato a raccontare nella puntata di oggi di The Intelligent Investor, che anche questa sera purtroppo volge al termine. A fare la differenza sono sempre i dettagli, io l'ho sempre pensato, e soprattutto quando sono i dettagli che sono quelli che sono gratuiti, che aggiungono un qualcosa di più. Il dettaglio positivo ti rimane impresso, come è rimasto impresso appunto l'idea di questo ristorante, e speriamo che possa esservi rimasta impressa anche la puntata di oggi, che magari se ve la siete ripersa ve la potete andare a rivedere su Facebook o magari su YouTube. Insomma, noi comunque la teniamo lì in modo tale che se qualcuno ha detto venerdì mi sono dimenticato di ascoltare Intelligent Investor, lo potrà sicuramente fare. Noi abbiamo una convenzione ormai di completare, di chiudere la puntata con una frase. Sì? Io lascerò ovviamente la parola a Michele, non prima di aver ringraziato ovviamente per la sua preziosa presenza il professor Alessandro Bianchini, che sarà con noi anche nelle prossime puntate. Sì? Quindi proviamo a sfruttarla per la sua competenza, la sua professionalità. Però la parola a Michele appunto per chiudere questa puntata di Intelligent Investor. Allora, ho trovato una frase nell'economia del dono detta dal professor Zamagni, che ringrazio perché ci ha dato anche un po' di spunti rispetto a questa domanda, a questa puntata, che dice che nell'economia del dono è un dare senza perdere e soprattutto è un prendere senza togliere. E allora, con la frase del professor Zamagni, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, scrivetevela da qualche parte, sopra il caminetto, sopra la TV, vicino alle vostre camere, perché è sempre bello e soprattutto è bellissimo dare. Esatto. È veramente una grande gioia. Allora, come dire, c'è più gioia nel dare che nel ricevere in alcuni casi. Allora, grazie per averci seguito, ovviamente. Ancora grazie a Michele, grazie al professor Bianchini. Grazie. Da Paolo Tardio e dai nostri ospiti di oggi. E il dottor Alessandro Bianchini. Grazie a voi. Il saluto e un buon weekend a tutti quanti. Ciao! Ciao! Umbria Radio presenta The Intelligent Investor, consulente finanziario Michele Sportoletti. Conduce in studio Paolo Tardio. Yeah. I contenuti della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.